In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Al fianco di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, c'è anche Aspes, che oltre ai servizi per il cittadino pone al centro le sue strutture, centro di tanti importanti eventi per quest'anno da capitale. È una società pubblica e quindi ci sembrava quantomeno naturale il fatto che entrassimo a far parte del gruppo di aziende che in qualche modo sostengono questo progetto, che è un bene assoluto per la città dal punto di vista della promozione turistica, dal punto di vista proprio della proiezione della città in Italia e non solo in Italia. In secondo luogo, Aspes, tra gli servizi che gestisce anche la Vitifrigorena e da qualche settimana anche l'Auditorium Scaolini. E quindi il fatto di sostenere Pesaro Capitale della Cultura e promuovere la città per noi vuol dire promuovere gli spazi e anche attrarre eventi che ci sono sul territorio. A questo ci aggiungiamo il fatto che molti degli eventi pubblici che si sono tenuti si terranno in quest'anno e anche negli anni futuri si tengono all'interno dei nostri spazi. Questo la porta naturale, insomma, l'aver fatto l'apertura della Capitale della Cultura all'interno della Vitifrigorena con il Presidente della Repubblica non solo ci ha visti impegnati con lo spazio, ma ci ha visti proprio tra gli organizzatori tecnici di quella grandissima manifestazione che, come ricordate, è durata 4 giorni. È partita con Baglioni, Presidente della Repubblica, e poi i tre eventi fino alla notte nel giorno stesso. Ecco, noi siamo questo. Poi a seguire abbiamo tenuto gli eventi all'interno dell'Auditorium Scaolini e tuttora stiamo lavorando appunto a supporto di Pesaro Capitale della Cultura, ma anche a supporto di quelli che sono i servizi che noi gestiamo. Cercheremo e stiamo cercando che tutti gli eventi che possono essere anche arrivare a Pesaro indipendentemente da Pesaro Capitale della Cultura, cerchiamo di inserirli all'interno del programma. Prendiamo il concerto ai Pinguini Tattici Nucleari, è arrivata tanta gente da fuori Pesaro, insomma, per due giornate oltre 20.000 persone, e Pesaro Capitale della Cultura all'interno della Vitifrigorena aleggiava in ogni angolo, in ogni sito, insomma abbiamo promosso Pesaro la città e Pesaro Capitale della Cultura. Un anno che farà da lancio, secondo Pieri, per la città, la provincia, la regione. Già lo vediamo oggi, nei mesi a venire sarà ancora più forte, secondo me anche negli anni. Molti degli eventi che si stanno tenendo e che sono programmati nella città, penso agli eventi che abbiamo avuto qui dell'Associazione Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, avremo presto l'Assemblea Nazionale dell'Ordine degli Architetti, avremo l'Assemblea Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, ma per citarne alcune, sono tutti eventi che arrivano a Pesaro dietro alla promozione capitale della cultura, e questa cosa ci ha
fatto capire che insomma, i contatti che stiamo avendo, le associazioni, le aziende che ci stanno contattando per poter svolgere le loro convention, i loro eventi aziendali nella nostra città, sono il frutto di questa grandissima promozione, di questa grandissima proiezione che Pesaro Capitale della Cultura porta per la città, in Italia e anche fuori, ma aggiungerei di più, non solo la città, il territorio, territorio molto, molto vasto da questo punto di vista, sia della provincia che dell'intera regione Marche. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.